Ciao a tutti, allora sono Martina e oggi vi farò vedere tutta la mia collezione di scarpe, che in realtà non è tutta perché siccome ne ho svariate ho deciso di fare così. Oggi vi mostrerò quelle col tacchetto e poi le sneakers, quelle che utilizzo un po' di più, quelle più nuove insomma. E poi farò un altro video se vi piacerà questo, come presuppongo, siccome quello delle borse è andato tantissimo. Ho deciso di farne quindi un altro con tutti gli stivaletti e tutte quelle le scarpe invernali, insomma. E niente, ora inizia il video. Ricordatevi di seguirmi qua su Instagram, no, qua su YouTube, su Instagram, su TikTok, eccetera. Iniziamo. Ok, iniziamo con quelle col tacchetto che sono decisamente di meno, perché ho iniziato quest'anno a comprarle. Siccome non so camminarci molto bene, lo ammetto, infatti sono basse. Comunque, le prime sono queste, sono semplici, quindi tipo da sposa, bianche a punta. Allora, devo ammettere, sono state le prime che ho comprato col tacchetto ed è abbastanza difficile camminarci perché non per il tacchetto in sé, ma perché il tallone è aperto, quindi fa un po' effetto ciabatta e siccome era la mia prima scarpa col tacco a spillo, è stato un po' difficile camminarci. E qua invece ha tutti i laccetti e si può fare come si vuole, insomma. Magari se riesco cerco di mettervi un'immagine come stanno indossati. Questi li ho presi da Prima Donna, penso di averli pagati sui 40 euro, forse c'era, 49,90. Però in sé sono bellissime. Se vedete allora ad esempio da Zara, ci sono tantissimi colori e io li adoro tutti, solo che io dovevo cercare la bianca, infatti è l'unica che ho trovato in giro per Milano. L'ho girata tutta per trovare un paio di scarpe e ho trovato solo queste. E quindi, vabbè. Secondo paio di scarpe. Ta-da! Queste sono vere e proprie ciabatta. Come vedete, il tacco non è né troppo stretto né troppo largo, quindi diciamo che è giusto, ecco. Poi mi piace perché va ad allargarsi leggermente sotto, se riuscite a vedere. Vediamo se si nota. E sono carinissime, le pagate 10 euro in un negozietto a Bisceglie che si trova in Puglia. E sono davvero comode, devo ammettere però che sono davvero comode e fanno la loro figura, insomma. Terzo paio. Sono sempre nere e le ho prese a quasi metà estate da Tommy. Sono davvero carine, queste sono come vedete più alte e anche queste sono particolari, ovviamente sapendo che sulle prime scarpe le prendo semplici, no, ovvio. E quindi queste hanno questa chiusura un po' più strana, insomma, quindi il piede non è ben chiuso come delle scarpe semplici con l'accetto che tiene la caviglia e il piede in sé, è un po' più strano. In più io ho dovuto mettere dei buchi in più perché era un po' largo, quindi infatti è un po' diverso, però vabbè. Comunque, queste sono un po' più scomode, ma perché sono più alte, quindi sono proprio piatte qui e come vedete la discesa possiamo dire più ripida, ecco. Comunque sono bellissime, le ho trovate in sconto, se non sbaglio 30 euro. Con questo dettaglio in oro e le frangette sono davvero top, adoro. Queste invece sono l'ultimo paio di tacchetto basso che ho e le ho prese l'anno scorso per un matrimonio di mio cugino. Allora, le ho prese come secondo paio di scarpe perché il primo era davvero alto e siccome io volevo tenerle comunque anche la sera, ho detto vabbè, prendo queste, che il tacco era molto basso, però comunque sono particolari, cioè questo brillantino è fantastico. Sono di Tata, che io adoro perché trovi scarpe qualsiasi modello che va di moda la trovi e in sconto, quindi con prezzi bassissimi. E questa niente, è semplice, a punta, con il laccetto comodo, come piace a me. Infatti queste sono davvero comode, in più
qua non so se si vede, c'è questa parte rialzata che è decisamente confortevole per il piede quando scende, così non, come posso dire, non fa tipo il solco, insomma. Sono straconsigliate in poche parole. Ok, allora, come ho detto, quelle col tacchettino basso sono finite. Ora passiamo a quelle con la zeppa, che ne ho solamente due tipi. Sempre della Tommy, ho queste qua. Ora ve le mostro. Ta-da! Sono bellissime, oltre che sono un po' sporche, che dovrei lavarle e devo capire come lavarle, insomma. Però sono davvero, ma dico davvero comode. Davvero stra consigliate. Poi hanno il laccetto come piace a me. E niente, sono davvero comode anche perché sono alte, hanno la platform, quindi si chiama in italiano. Mi sfugge il nome. La. Il plateau. Hanno il plateau e quindi sono decisamente più alta anche qui. Niente da dire. Secondo paio di zeppa abbiamo queste qui, semplici. Vi mostro. Sempre di Primadonna. Queste le ho messe pochissimo, infatti è praticamente nuova. E non mi ricordo perché, non le, diciamo che non mi piacevano molto, ecco. Quindi per quelle non le ho messe. Però penso siano comode, sinceramente. Su questo non so darvi una recensione perché non mi ricordo quando le ho messe e se le ho messe, sinceramente. Però diciamo che sembrano meno comode delle altre perché appunto non ha la. Oddio, mi scordo ancora il nome, l'ho detto prima. La. Il plateau, ecco cos'ha. Non ha il plateau, ecco. E quindi è bassa e quindi ovviamente il tacco si sente leggermente di più. Ok, con i tacchi abbiamo finito. Ora arriva la parte più bella. Le Jordan. Allora, partiamo con le Jordan. Anzi, facciamo così. Ve ne mostro, ne ho due. Vi mostro la prima all'inizio e la seconda alla fine. Ovviamente la seconda è la più bella e la più nuova. L'ho comprata quasi un mesetto fa, l'avrò messa una volta perché devo trovare l'occasione giusta per metterla. Poi appena la vedete capirete. Iniziamo! Allora, prima Jordan. Ciao belle, eccole qui, belle, belle, belle. Allora, queste sono, sai che allora io non riesco mai a riconoscere, penso siano le mid, però c'è scritto, mid, giusto? Air Jordan 1 mid. Niente raga, che dirvi? Il mio ragazzo si era già preso un paio di Jordan, le aveva prese un'edizione limitata a Roma. E mi hanno detto che erano scomodissime perché, come vedete, sono basse. Io invece, provandole, le trovo stracomode. Quindi mi trovo stra bene. Poi queste con un vestitino semi elegante, stanno da Dio. Fatevelo dire. Adoro. Quindi questo è il primo paio di Jordan e ci ho messo un anno e mezzo per trovare. Quindi le tengo proprio con cura, le pulisco sempre, quindi le tratto abbastanza bene. Ora, mi direte anche tu, lo so, però stanno bene con tutto, quindi ho dovuto prenderle e sono riuscita, quindi sono riuscita a prenderle. Quest'anno le ho prese a Roma. E non mi ricordo la via, sinceramente, ma l'ho prese alla Nike, quello nella via con tutti i negozi. Non mi ricordo, sinceramente. Ta-da! Allora, vabbè, le Nike Air. Sì, bianche. Le adoro. Però si sono già formate le pieghette.
Poi ora chiedo un consiglio. Secondo voi mi consigliate di togliere le stringhe, lavarle, vedere come vengono, oppure comprarne direttamente nuove bianche? Perché secondo me non diventano bianche, come erano prima, insomma. Cioè, comunque sono abbastanza messe bene, se le voi le vedete bene. Ce le ho da quasi un mese, sì, un mesetto. E le ho già lavate, quindi ci stanno. Mentre cercavo quelle l'anno scorso, mi ero imbattuta sempre in quelle basse, però quelle colorate, che se hai già quelle bianche ti puoi permettere, diciamo, di prendere anche quella colorata perché è qualcosa di diverso. Io dovevo prendere quelle, vabbè, perché mi servivano proprio bianche e non ce le avevo. Anche sì, vabbè, ce le avevo, però vabbè. Nel prossimo video vedrete. Ecco le mie scarpine. Allora, queste appunto volevo prendermi quelle di questo colore rosa. Però quando ho visto queste costavano 115, quindi 10 euro in più di quelle. E niente, mi sono innamorata perché non avevo ancora le Jordan l'anno scorso. E quindi ho detto, vabbè, sai, un modello più alto ci sta, non l'avevo mai avute. Ma raga, queste sono di una comodità estrema. Io le metto tutto l'inverno e anche se sono bianche, tengono un caldo micidiale. Io le adoro davvero troppo. Poi hanno qui la chiusura col velcro. E niente, cosa dobbiamo dire? Sono stupende. Qui abbiamo la Air 270, penso. Non lo so, io raga con i nomi zero. O mi chiede che scarpe hai preso? Boh, le ho viste lì, mi piacevano, le ho prese. Non so i nomi, tranne le Jordan, diciamo. Ma neanche di quelle, sinceramente. Eccole qui. Allora, mio padre mi ha detto, sembri un astronauta che appunto deve andare sulla Luna. Allora, questa gomma, come vedete, infatti è un po' più scomoda. Sì, sono 720, 720. E perché ho detto 270? Sono 720. Vabbè, insomma, come vedete, hanno questa gomma gigante che fa rendere quindi la scarpa molto comoda. A dire la verità, io non ho trovato questa comodità. Sono davvero scomode, secondo me, davvero dure. E pesanti, sinceramente. Quindi, allora, all'esterno sono di una bellezza proprio inaudita. Non vi mostro l'altra scarpa perché è sporchissima. Se già questa è sporca, immaginate l'altra. E vabbè, insomma, è uguale. Potete immaginare. Belle, ma ora è arrivato il momento che tutti voi stavate aspettando. L'altro paio di Jordan. Lo so che magari avete fatto, cioè avete schiacciato il 10 per andare avanti per vedere la scarpa. Vabbè, avete capito. È arrivato il momento delle Jordan. Fate un applauso. Allora, piccola storiella perché voglio farvi soffrire. Ovviamente queste le ho trovate in Corso Como, si chiama Hermes il negozio, e è vicino a quella del Chiaraferragni, se non sbaglio, come altezza, è su quella scalinata lì. Bam! Cioè, non penso sia molto differente. Comunque, ditemi come facevo a resistere a queste scarpe. Cioè, ditemi! Allora, praticamente sono bellissime, dai, cosa volete dirgli? Bianche, bellissime. Questo sì, argento. Questo arancione quasi fluo è fantastico. Ma la particolarità sono i lacci. Ora vediamo se girando la fotocamera, mettendo il flash, si riesce a vedere la bellezza. Ok, raga, allora, non so se riuscite a vederlo. Però hanno queste piccole striscette caterinfrangenti e sono fantastiche, davvero fantastiche. Ecco, così meglio.
Guardate te, guardate che bellezza. Come facevo a dire di no? Eh? Come facevo? Sono fantastiche. Eccomi tornata. Qui ad esempio ho lasciato dentro queste qua, perché magari tiene leggermente di più la forma, che invece quelle là si sono fatte le piegate. E niente, anche queste stracomode. E cosa vogliamo dire? Cioè io starei ora a guardarle. Guardatele. Quanto sono belle. E basta, dai, questo è l'ultimo paio di scarpe che vi faccio vedere oggi. Niente, vi farò appunto due altri video. Uno sugli stivali, quindi che arriverà un po' verso magari dicembre, tra un bel po' di video. E invece vi farò quello con le altre scarpe da ginnastica, quelle un po' più scrause, un po' più vecchie, quindi usate molto molto molto. E magari ve lo faccio uscire tra due video, giusto per mettere un po' di blocco, non fare tutto di seguito. E niente, quindi questo video è finito. Ci vediamo al prossimo video. Mi ricordo che seguivo qualche youtuber che diceva: se siete arrivati a questo punto del video, commenta con la parola. E dicevano una parola. Io dico: se siete arrivati a questo punto del video, commentate con la parola Jordan. E basta, comunque stavo dicendo. Allora, ci vediamo al prossimo video, quello è sicuro. E niente, ricordatevi di seguirmi qua su Facebook. Ma perché non riesco mai a dire YouTube? Qua su YouTube, su Instagram. Vi mando un bacio da me e i miei capelli bellissimi fatti da me. E niente. Baci, spero state bene. Ah, e mi dimenticavo. Buona scuola, che devi iniziare la scuola. Io dovrò andare all'università. 3, 2, 1, i commenti che mi dicono: oh, ma come? Ma non hai 15 anni? No, ne ho 19. E vabbè, niente. Oggi mi sento spiritosa, non so perché. Comunque, niente, buona scuola, buone medie, superiori.